invidio la scienza, perché una volta che loro hanno dimostrato una cosa e questa cosa funziona, dimostrata, funziona, c'è, sta lì. Ma come è avvenuto? Non lo so, però c'è. La cosa non è così semplice per ciò che riguarda l'uomo. Cioè, arriviamo al problema che poco fa io parlavo di verità processuale. Cioè, noi diciamo, facciamo questo processo, stabiliamo che il signor X è il colpevole e ce l'andiamo, abbiamo 3 gradi di giudizio in Italia e vi rendete conto che per tutte e 3 i gradi ti hanno detto che sei stato tu e tu ti convinci, volendo o nolente, che sei stato tu e ti fai la galera e vabbè, e qui finisce la cosa. Ma è questa la verità? Uno degli elementi fondamentali dell'indagine è il collegamento dei vari, la connessione fra i vari elementi. Se tu li esamini uno per uno, fra di loro sembrano non avere rapporto. In realtà è importante scoprire il rapporto che lega questi vari fatti fra di loro. In sostanza, per esempio, in Sicilia sono riusciti ad arrivare a dare colpi duri alla mafia ai tempi di Caponnetto, creando il pool, perché ognuno di loro aveva indagato su un certo filone di mafia, ma la genialità di Caponnetto è stato nel correlare queste varie esperienze singole di ognuno e trovare le connessioni fra l'uno e l'altro, esperienza investigativa che loro come PM avevano avuto. E questo è fondamentale, credo, in un'indagine. E credo che posso lontanamente capire come nelle equip di ricerca scientifica credo che possa avvenire questo continuo scambio di esperienza personale a concorrere a una soluzione. D'accordo? Nel dire che trovo un eccesso, una preponderanza delle materie letterarie, perché a 85 anni io ne sento proprio la mancanza di aver avuto l'insegnamento scientifico considerato come una materia secondaria rispetto al valore della letteratura, non è in sé, è nel gusto. Ed è una differenza fondamentale. Cioè, col cambiare del gusto cambia anche il giudizio sulla letteratura. Ma sulla mela che cade non c'è da cambiare giudizio, cioè è lì, questa è la differenza, caro professore.